I nuovi uffici regionali in Porto Vecchio a Trieste, un obiettivo quinquennale con la destinazione ad attività istituzionali dei magazzini 7 e 10 dell'edificio 118 e dell'hangar 21. Dopo l'approvazione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia è arrivata la firma sullo schema di accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area. Riteniamo che da qui a 5 anni, questo diciamo è il tempo limite che ci siamo dati, si riuscirà ad avere una definizione dei lavori. Contiamo che per il 2027 tutta l'amministrazione regionale possa transitare, anzi possa portare la nave Regione in Porto Vecchio. Il protocollo è stato sottoscritto dal governatore Fedriga insieme agli altri contraenti, Comune di Trieste, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Consorzio Ursus e Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia. Il Porto Vecchio è l'asse di sviluppo della città dopo Barcellona, dopo Puerto Madero, dopo Amburgo, tocca a Trieste. Abbiamo 65 ettari sul mare, è una grandissima opportunità. Stiamo urbanizzando l'area con la regione a fianco, con i 4 magazzini più l'altro per il centro per l'impiego, è un momento di grande sviluppo. Abbiamo messo oltre 20.000 tubi sottoterra perché lì non c'era niente da 120 anni. Dopo naturalmente questi magazzini alla regione e dopo tantissime, tutti sono pieni di risorse, tutti vogliono investire, eravamo a Bergamo anche la scorsa settimana, tutti vogliono investire in quest'area, per cui una grande opportunità. Un master plan è stato fatto a suo tempo, poi però il mercato deve fare la sua parte. Il mercato lo vediamo anche nel Porto Nuovo e quindi anche poi nel Porto Vecchio, ha bisogno di indicazioni, di visioni che arrivano dal pubblico. In questo caso secondo me le visioni importanti ci sono sia sul Porto Nuovo che sul Porto Vecchio e chiaramente essendoci delle visioni importanti da parte del pubblico vediamo una adeguata, giusta e forte reazione da parte del mercato. Questo lo si vede sia sul Porto Nuovo che sul Porto Vecchio, quindi insomma penso che sia una città fortunata questa.